Piazza del Popolo, 16 dicembre, sciopero generale di 8 ore, CGIL, UIL, presente anche la scuola con la FLC, abbiamo qui il segretario generale Francesco Sinopoli. A distanza di 6 giorni dallo sciopero della scuola, perché siete di nuovo in piazza? Siamo in piazza perché noi vogliamo cambiare questo paese e vogliamo farlo davvero. La legge di bilancio non va nella direzione di un cambiamento reale. Si confermano tutte le disuguaglianze, l'intervento fiscale non va a vantaggio di chi ne ha più bisogno e restano sul tavolo tutti i nodi che abbiamo posto la scorsa settimana. La legge di bilancio sulla scuola ha toppato, adesso lo dicono anche le forze di maggioranza, lo dicono tranquillamente al super presidente del Consiglio, ma non basta dirlo, adesso bisogna cambiarla e bisogna cambiarla innanzitutto dando un segno tangibile sugli investimenti, su quegli interventi che sarebbero anche a costo zero e che si potevano anche fare prima, non sono stati fatti, ora è il momento. Noi pensiamo che la partecipazione democratica, la mobilitazione, lo sciopero siano gli strumenti per far cambiare idea anche ai governi e per dare voce alle democrazie, perché altrimenti le democrazie senza partecipazione muoiono. Non si può dire va tutto bene, perché non va tutto bene. Ieri le cose che vanno male bisogna evidenziare. Certo, ieri Sinopoli ci sono state delle dichiarazioni da parte di diversi rappresentanti della maggioranza politica durante le quali si mostrava una certa soddisfazione per 200 milioni di euro che sta mettendo la legge di bilancio per la scuola. Ma adesso io vorrei prima conoscere il dettaglio di queste norme. Dico subito che se parliamo del fondo che dovrebbe interessare il contratto serve 1 miliardo. Quindi bene che si siano impegnati a trovare nuove risorse. Io confido che quantomeno quella cosa stupida di non aver previsto le risorse sull'organico Covid venga modificata. Ma lo diciamo da ora, non basta. E noi ci aspettiamo, se la legge di bilancio non è soddisfacente, nuovi interventi sulla scuola, a gennaio, a febbraio, a marzo. Abbiamo imparato che si può fare un decreto al mese. Bene, si facesse un intervento sulla scuola se la legge di bilancio non va nella giusta direzione. Bene, un altro dei nodi riguarda la mobilità. Siete stati convocati, ma prontamente avete risposto che prima del confronto tecnico volete, pretendete quello politico. Ma è normale, e noi abbiamo scioperato, abbiamo posto nodi che sono tutti nodi di natura politica che vanno sciolti. Prima di iniziare una trattativa bisogna vedersi con il ministro e capire qual è effettivamente l'orientamento del governo anche sul punto che verrà evidentemente in discussione. C'è una legge che va cambiata, lo può fare il contratto? Bene, siamo pronti, ma bisogna deciderlo, la controparte deve volerlo. Siete in grado di cambiarla direttamente voi? Diteci che la cambiate. Insomma, mi sembrano cose normali, ecco. Non mi pare che ci sia niente di straordinario in questa dialettica, è una normale dialettica democratica. Un'ultima cosa, chi accusa gli scioperanti e coloro che manifestano in questo momento particolare lo fa perché si sostiene che non ci sarebbe da parte dei sindacati la giusta sensibilità per il momento molto difficile del paese. Cosa rispondete a chi critica in questa direzione? Io penso che le democrazie senza partecipazione muoiono e proprio in questo momento bisogna partecipare. Lo sciopero è un diritto costituzionale, a me sembrano davvero polemiche incomprensibili e non voglio utilizzare altri aggettivi perché questa è una bella giornata e non mi interessa la polemica. Davvero credo che questo sia il momento di partecipare con tutte le forme che abbiamo e lo sciopero è uno strumento di partecipazione. Io sono orgoglioso della nostra Costituzione e della tutela di questo diritto. Sappiamo che è difficile scioperare, sappiamo anche come sono andati gli scioperi storicamente in questa categoria, ma sappiamo che sono comunque momenti di partecipazione indispensabili. Gli scioperi, le manifestazioni, bisogna cambiare questo paese. Ci accontentiamo di quello che abbiamo visto? La pandemia non ci ha insegnato nulla? Io penso che sia arrivato il momento di cambiare strada rispetto agli ultimi 20 anni. Dobbiamo farlo tutti insieme, Sinopoli, non dobbiamo delegare. Un'ultima battuta, il 6%, 7% di adesione non è, abbiamo scritto ieri noi di tecnica della scuola, un dato entusiasmante. Perché non c'è risposta soddisfacente alle vostre istanze? Qual è il motivo secondo lei? Ma noi sapevamo che proclamare uno sciopero sarebbe stata una cosa complicata, organizzare le assemblee in presenza sarebbe stato complicato, far passare il messaggio sarebbe stato complicato, ma siamo convinti che fosse indispensabile riprendere con questa forma di mobilitazione. Io penso che chi ha scioperato quel giorno l'ha fatto anche per gli altri e penso, guardate,
che si debba andare avanti. Cioè noi non siamo, come dire, preoccupati di quel dato. Noi analizzeremo quel dato, vedremo dove si è scioperato, dove non si è scioperato, ma sappiamo già che dovremo rilanciare se non arriveranno le risposte. Salutiamo da Piazza del Popolo, grazie per l'attenzione.